Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero 61, se non sbaglio, della serie di Minecraft. Io intanto ringrazio tutti quanti per i commenti, il supporto, i like che lasciate ai video. Vi ringrazio per i suggerimenti, noi andremo piano piano e cercheremo di portare a termine tutti quanti i vari obiettivi. Signori, cosa fondamentale, vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Siamo a 1700 e quasi 1760 quasi, quindi dai, ce la possiamo fare. Signori, oggi continueremo con il progetto dell'acquario, ovvero io ho aggiunto qui altri quattro salmoni, dovevano essere, me ne manca uno, non avevo messo tre. Sì, infatti sono quattro, perfetto, sono quattro salmoni. Oggi continueremo il progetto del recupero pesci per il nostro acquario. Allora, noi dobbiamo andare a recuperare una barchetta, perché sicuramente se andremo nell'oceano lo dovremo anche attraversare, immagino. Quindi recuperiamo la barchetta che c'ho qua sopra, perché è inutile farne altre. Qua ci stanno oramai... No, ora sono diventate due le mucche, perfetto. Mi sembra giusto, scusami, questa stava da sola, poverina, era triste. L'ha raggiunta l'amichetta, ok. Questo lo mettiamo di qua, questa cassa, ma che cazzarola ci serve? Ah niente, mettila qua dentro questa cassa, anche quest'uovo non è che ci serva molto. Scommettiamo che cresce un pulcino, se lo tiro qua cresce un pulcino, no, meno male, non è spuntato nessun pulcino. Mucca, levati, ok. Allora signori, abbiamo la barca, abbiamo tre secchielli, io ho messo a cuocere dell'altro ferro per fare più secchielli possibili, perché una volta che andiamo. Ci portiamo pure il piccone con Silk Touch, perché se dovessimo trovare delle tartarughe sarebbe una cosa fighissima. Facciamo degli sticchettini, che non abbiamo sticchettini, ok. Sticchettini, facciamo anche altre due torce, che non si può mai sapere nella vita. Ok, dai, è così. Ok, le torce ce l'abbiamo, perfetto. Qui si è cotto tutto, sì. Allora, ne facciamo tre. 1, 2, 3 e 3 di qua, e sono altri 3 secchiellini, e poi dobbiamo farne altri 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Rimaniamo con 7 pezzi di ferro, ma ci bastano, signore, ci bastano. Allora, facciamo gli secchiettini che li ho consumati tutti prima per fare il... No, non li avevo consumati tutti, li avevo messi di lato. Vabbè, sto scemo, signore. Allora, calma e sangue freddo, la carne ce l'abbiamo, i secchielli ce l'abbiamo, il piccone con Silk Touch ce l'abbiamo e non abbiamo paura di utilizzare niente di tutto questo, signori. Lanciamoci e partiamo all'avventura. Allora, se io non ricordo male, in quella direzione qualcosa doveva esserci. Quindi, barca a mare, signori, siamo i nuovi Jack Sparrow. Partiamo all'avventura alla ricerca di pesci tropicali. Non di ninfe, non mi serviva questa cacata, rimettila lì, a posto. E andiamo alla ricerca di pesci tropicali, signori. Va bene, e niente, le devo via per forza, non c'è niente da fare. Andiamo. Ah, qui già lo spazio per passare è finito, ottimo. Ma io me la volevo fare tutta con la barca, tipo all'avventura, tipo pirati all'avventura. Niente, signori, non c'è possibilità. Le hai viste cose? Non le voglio più, basta, non mi servono. Al momento non mi servono. Recupero la barchetta e partiamo da questo lato. Riusciremo a trovare qualcosa? Non lo so, signore. L'obiettivo primario è trovare il pesce. Ho portato anche il piccone col Silk Touch, perché oltre a un discorso di bello, non mi sono portato il lettino, però porca miseria, sempre una cosa me la dimentico. Ma porca miseria, una cosa la devo dimenticare sempre. Perché oltre a un discorso di tartarughe, signori, se dovessimo uscire a trovare delle tartarughe che potremmo far accoppiare, vorrei anche riuscire a... Da dove sono passato io l'altro giorno? Vorrei anche riuscire a portare dei coralli. Riuscissimo a mettere anche dei coralli nel nostro bellissimo acquario, sarebbe il top del top. Che sarebbe tanta roba, signori. Altro piccolo aggiornamento, visto che l'axolot si mangia i pesci, l'abbiamo scoperto nel video di ieri, e faremo un'altra pozza a fianco all'acquario in cui andremo a mettere l'axolot e poi vedremo se ne troveremo qualche altro da poter aggiungere a lui, ma inizialmente ne faremo un altro piccolo
un'altra piccola pozza insignificante per poterci mettere l'Axolotl lì dentro. Allora, stiamo attenti a non cascare male, perché l'ultima cosa che voglio è morire. Va bene, continuiamo la ricerca. Ricordo che tra l'altro qua, hai visto? Questo è dove siamo andati a prendere la sabbia, che c'erano anche le api. Un giorno di questo veniamo a recuperare anche le api, signori. Dobbiamo fare una sorta di serra con tutti i fiorellini carini e coccolosi e ci mettiamo dentro le api con gli alberi. Allora, qui c'è la sabbia. Ci può servire la sabbia? Ma sai, io quasi quasi un poco di sabbia in più me la porto a casa. Non si può mai sapere, signori. Ogni volta dobbiamo andare a cercare sabbia, che non abbiamo mai sabbia e ci manca il vetro e non abbiamo mai vetro. Un pochino così, giusto per sfizio, ci portiamo a casa un poco di sabbia. Dai, un pochino, no, non tantissimo, non tantissimo. Uno stacchettino, giusto per dire siamo coperti di sabbia. Quasi quasi, no, non siamo, no, non è proprio uno stacchettino, però dai, ci siamo, dai. Bisogna sempre, dovremmo esserci. 63, ne ho lasciato qualcuno qua, no, dammene un altro, perfetto, 64, ci siamo, ok. Oh, finalmente il mare, quindi possiamo sfruttare la nostra bellissima barchetta che ci siamo portati per andare in esplorazione. Siamo tornati ad essere Jack Sparrow, signori, siamo nuovamente Jack Sparrow. Barchetta, se riesco a salirci, e partiamo, ok. Allora, questo è ancora il mare, quello normale. Vedo la sabbia, ok. Sarebbe bello trovare anche un relitto. Così, domando per un amico. Un bel relitto me lo potresti far trovare? Sì, no, forse, perché non si sa. Non lo vedo molto convinto. Allora, mangiamo, che l'appetito si fa sentire. Allora, il mare l'abbiamo trovato. Questo già è importante. Questo già è un passo importante. Aver trovato il mare. Però sarebbe bello. Forse dove c'era la sabbia potevamo vedere se trovavamo qualche altra tartaruga. Questi sono pesci tropicali? No, sono pesci brutti. Ok. Qua sta cambiando il mare, perché il mare ha cambiato colore. Ok. Questo è interessante. Questo è interessante. Riusciamo a trovare qualcosa? Sempre più negli abissi più profondi. Abbiamo trovato i delfini li abbiamo trovati, ma purtroppo i delfini non ci servono. Non penso che possiamo portarceli a casa, i delfini. Sì, delfino, sei molto carino e coccoloso, ma non sei ciò per cui sono venuto fin qua a cercare. Dai, cazzaro, dammi un po' di oceano, quello con i coralli, carino, coccoloso. Dai, potresti darmi anche due tartarughe, dico. Tra l'altro sta calando la notte, ma porca miseria. Ma porca di una paletta ambriaca. Continuiamo, continuiamo, signori. Continuiamo l'esplorazione, continuiamo l'esplorazione. Signori, qui remiamo, remiamo, ma non stiamo trovando assolutamente nulla. Altra zona sabbiosa. Niente di che, niente di che. Io continuo a navigare, signori, tra i bug del gioco e tra altre soluzioni strane. Qui addirittura manco ci sta più il mare. Vabbè, c'è un delfino che nuota nel nulla, bene. E niente, la notte è calata, ma noi non ci scoraggiamo, signori, noi non ci scoraggiamo. Noi continuiamo a remare con la nostra barchetta alla ricerca delle zone tropicali. Bello, posso navigare nel vuoto, spettacolo. Ma bello, sì, posso vedere tutto il fondo senza problemi. Beh, i bug quelli belli, i bug quelli belli. Signori, abbiamo abbandonato la barchetta, stiamo proseguendo a piedi. Pensavo, ti ricordavo che vicino a casa nostra ci fosse una zona di oceano, diciamo caldo, dove spawnassero i pesci tropicali. Invece mi sa che abbiamo preso la direzione completamente sbagliata. Però non demordiamo, non demordiamo. È un giorno di viaggio, un giorno di viaggio, però va bene, però va bene, però va bene. Torneremo vincitori, signori, torneremo a casa vincitori. Di sicuro abbiamo trovato un villaggio, di sicuro abbiamo trovato un villaggio, e questa non è un mini zombie, un mini zombie anche per noi, se magari riusciamo ad organizzarci, ok, senza che mi lagga 70.000 volte, sarebbe utile come cosa.
Sarebbe anche ottimo riuscire a fregare questo Enderman. Ma sì, ma affrontiamolo così diretti, senza problemi. Arrabbiati, vieni qua, zio, dai, così abbiamo l'armatura in diamante. Non mi fai più paura. Dammi le tue Enderpearl. Un Ender per pulita pulita portata a casa. Ok. E abbiamo trovato un villaggio che non c'entrava assolutamente niente. Non che per caso il villaggio. No, 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 è un villaggio diverso rispetto a quello che abbiamo noi. Buongiorno, tu ancora dormi? Vedi che il sole già è alto, questo ancora dorme. Bella vita. Bella vita, non fare niente. Ok. Qui. Carte, bussola, mappe vuote, mappe. Mappe vuote me le posso portare, sapete? Per il progetto che abbiamo di fare la zona delle mappe di casa nostra. Allora, salve, buongiorno. Questo gli sta schiacciando la faccia. Va bene, non ci interessa. Là c'è un gimbro. Qua c'è la terracotta, quella carina. La torcia cortesemente me la porto, grazie. Pietra liscia e pane non ci servono. Però questo me lo porto, signori. Questo decisamente sì. Questo decisamente sì, perché è utile. Salve, salve, buongiorno, buon uomo. Salve, posso entrare? Ma qui ce l'ho già entrato. No, mappe vuote per noi. Prendi, prendi, queste mappe vuote sono importanti. La carta te la puoi tenere. Questo no, non ci serve. Questo non ci serve. Forse sì, lo sto lasciando io lì come uno scemo. Può essere, può essere. E va bene, signore, diciamo che. Non era il nostro obiettivo. Non era il nostro obiettivo. Abbiamo trovato. Ecco, Minecraft funziona così praticamente. Tu hai un obiettivo, non riesci a portarlo a termine. Questo ce lo portiamo però. L'alambicco ce lo portiamo. Questo ci serve. Questo ci serve. Ciao, pecorella. Scusatemi, potremmo anche portarci un letto, effettivamente. Perché qui mi sa che la ricerca dei pesci tropicali sta diventando più complicata del previsto. Ma sì, un bel lettino arancione ci piace. Ci piace. Mangiamo un pezzettino di carne, grazie. Perfetto, lasciamogli la carne marcia. Ok, non so quanto sta durando questo episodio, però va bene. E ripartiamo, signori, ripartiamo come se non ci fosse un domani. In quale direzione? Bella domanda, da dove cazzo la venivamo noi? Alla campana, fermi tutti. Ho visto un'altra cosa che ci può interessare. Dai, è così, bella. E la campana ce la portiamo pure. Allora, da dove cazzo la venivamo noi? Bella domanda. Qua c'è una porta aperta. Qua ci sono porte aperte. Due campane, boh. Bella, bello. Allora, di qua sicuramente non ci siamo stati. Di qua ci siamo stati invece. Quindi questa è la casa che abbiamo visto. Quindi dobbiamo andare in quella direzione là. Perfetto, ok. Mi sono riorganizzato. Sono riuscito a rimettere a posto le coordinate praticamente. Perfetto, ripartiamo. Non guardiamo più dentro nessuna casa. Non ci interessa assolutamente niente. Noi abbiamo l'obiettivo di trovare quei cazzarola di pesci tropicali. Quanto sta durando questo video? Non lo so, signori. Non me lo sto chiedendo. Ma mi sa che fra un po' ci fermiamo. Perché io non c'ho niente vicino a casa. È impressionante. Non c'ho assolutamente niente vicino a casa. Qua c'è una montagna altissima. Ma che due palle. Ah, cambiamo lato. Ma mi secca troppo dover salire là sopra. Facciamo il giro largo. Il giro largo. Vediamo se. Allora, facciamo così. Affrontiamo le imprese della vita. Saliamo sulla montagna. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa da lassù. E per questo video, signori, ci fermiamo. Perché sennò io non so quanto sta durando questo video. E non può durare 8.000 anni. Quindi saliamo, saliamo, saliamo. Speriamo di trovare il mare. Il mare, anche se con i cianchi bassi come ce li ho io, non vedremo assolutamente una cippa di nulla. Però noi facciamo finta di niente e affrontiamo tutto. Ok, abbiamo conquistato l'Everest praticamente. Bene. Vediamo qualcosa di interessante? Assolutamente no. Assolutamente no. Mando cazzo. Allora siamo finiti, signori. Ok. Ok, scendiamo l'Everest in maniera molto veloce, rapida e indolore, senza sfracassarci le ginocchia, ecco come è appena successo. No, vabbè, ma cosa stiamo trovando? Spettacolo, questo è quello del bioma, come cazzo la si chiamano questi biomi, questi con la sabbia,
di quest'altro colore, con la terracotta di quest'altro colore, tutto di quest'altro colore. Aia, le mie ginocchia chiedono pietà, ma noi ce ne sbattiamo altamente delle nostre ginocchia. Dai, così, un altro colpettino, perfetto. Questo è un mare tropicale? No. Allora, signori, qua tra l'altro, se non sbaglio, ci sono pure le caverne da esplorare con le rotaie, con tutto l'ambaradan. Può essere, eh? Ricordo male io? O ci sono? Ricordo male io? Ci sono? O siamo finiti in un punto che non c'entra assolutamente un cacchio? Sono tante belle cose. Va bene, signori. Allora, io per questo video mi fermo qui. Eravamo partiti per un obiettivo, ne abbiamo trovato tutt'altro. Tutt'altro, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per le suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo domani, sempre qui sul canale, per un prossimo appuntamento, signori. Li troveremo i pesci. Li troveremo.